migliorare le nostre relazioni, non solo le relazioni professionali, ma anche quelle familiari, amicali, e di conseguenza per migliorare la nostra vita dobbiamo rivalutare il silenzio, che non è solo una parola astratta, una teoria, ma è una cosa pratica che si può fare, si può tradurre in pratica. È necessario imparare proprio ad ascoltare il silenzio, come vi ho messo prima, vedete? Si può ascoltare il silenzio nelle relazioni e il silenzio dentro se stessi. Il silenzio nelle relazioni lo rappresentiamo qui, vedete? Tra più 1 e più 2. Il silenzio dentro se stessi lo rappresentiamo con quest'altro, non l'interno di una persona, no? Sono due modalità di ascoltare proprio il silenzio, cioè nel senso di prestare orecchio al silenzio, no? A volte in una relazione il silenzio di una persona ha un grande significato e quindi dobbiamo ascoltare e interpretarlo. A volte esprime proprio una richiesta di rispetto, di tempo, specialmente quando i confini di questa persona non sono stati rispettati, creando finalmente uno spazio vuoto, insomma, nella mente. Questo permette di ascoltarsi solamente e di riuscire a frenare quella smania continua di progettare, di fare, di agire in continuazione che ci molto spesso prende le persone. Invece, quando non riusciamo mai a fare silenzio nella nostra mente, questo accade a molte persone che non hanno proprio degli spazi, neanche degli spazi di una certa durata, di completo vuoto mentale. Che facciamo? Facciamo altro che abbandonare la nostra creatività, la nostra anima. A chi? Agli altri. O ai mass media molto spesso. Le nostre case sono piene di mass media, dagli smartphone, dalle televisioni, dal computer, internet. Noi abbandoniamo la nostra vita ai mass media, alla tecnologia. È facile capire, più le nostre case sono piene di tecnologia, televisione, computer, eccetera, e più siamo condizionati. È inevitabile, attraverso questi arrivano i condizionamenti, e quindi meno siamo creativi, meno possiamo fare riferimento alla nostra anima, meno riusciamo a dare ascolto alla nostra anima, cioè meno riusciamo a scegliere e riflettere veramente sulla nostra vita e a orientarla, no? È così. L'unico modo di conservare la presa sulla nostra vita è di stare più in silenzio, non solo di stare più in silenzio, ma come ho detto prima, un passo in più, di ascoltare il silenzio, che è un ulteriore passaggio pratico per stare proprio orecchio al silenzio. Per riuscire così a pensare profondamente e fare scelte veramente nostre. Questo silenzio interiore. Ora, saper fare questo silenzio interiore, poi vedremo, facciamo anche una pratica a questo proposito di meditazione. Questo porta poi alla possibilità di dare ascolto al silenzio nella relazione, cioè fare silenzio anche nella relazione con l'altro, che molto spesso non riusciamo a fare silenzio in una relazione. Che significa? In pratica, saper ascoltare significa proprio saper interporre del silenzio tra sé e l'altro. Deve essere una pausa in cui, di silenzio, in cui magari poter prestare orecchio al significato, no? Delle parole, ciò che è come si sente, al significato del silenzio. Un silenzio è necessario per impedire che le proprie parole, le proprie sensazioni, le proprie emozioni
invadano l'identità dell'altro, i confini dell'altro, come accade in questa rappresentazione. Qui non c'è silenzio, vedete, qui c'è il silenzio, qui non c'è il silenzio. E una persona invade i confini dell'altro, perché comunque la propria identità la vede nell'altro, non riesce a vedere come si sente, che magari proietti le tue sensazioni, i tuoi valori nell'altro. E quindi è una confusione, non c'è relazione, l'altro non viene capito. E quindi il silenzio di una relazione, insomma, consente di sospendere l'irruenza dell'io, la sua prepotenza molto spesso, per far risuonare l'altro, la sua presenza, per mettere così al centro l'altro. Ecco l'importanza del silenzio. E questo è molto importante, specialmente quando si vuole aiutare un'altra persona, una relazione di aiuto, nel campo di psicoterapia, anche semplicemente una relazione di aiuto con un familiare, un amico. Ma se il silenzio nelle relazioni è importante, il silenzio interiore lo è ancora di più. Cioè l'ascolto del silenzio interiore dentro se stessi. Perché se non facciamo silenzio nella mente, almeno ogni tanto nella vita, durante la giornata, le battaglie in cui ci troviamo coinvolti tutti i giorni, o i traguardi che ci poniamo, possono imprigionarci in una routine sfiancante che riduce quello spazio alla vita vera, alla scoperta, all'imprevisto, alla sorpresa, alle novità, che poi è la vita vera, ripeto. E di conseguenza entriamo in una sorta di routine, di schemi con i condizionamenti, ci portano a dei comportamenti schematici, rutinari, e diventiamo dei robot. Non siamo più nella vita vera, che invece è una continua scoperta, imprevisti. Si perde la creatività. Si perde la creatività e la scoperta della vita. Per evitare che quindi che alla lunga l'attivismo frenetico arrivi a sfiancarci, è importante riscoprire il valore del silenzio ogni tanto durante la giornata. Un silenzio interiore che escluda, oltre ai rumori di fondo e alle interferenze mentali, cioè, oltre ai pensieri, anche l'eccesso di dinamismo, per fermarsi ogni tanto. Silenzio. Questo silenzio interiore, insomma, serve anche a riconoscere gli automatismi che non ci fanno essere spontanei e consente di uscire dai ruoli che interpretiamo senza saperlo e che inconsapevolmente determinano quelle nostre scelte, le nostre esperienze, facendoci vivere come dei robot condizionati. Non ce ne accorgiamo, ma è così. O i ruoli che noi prendiamo, il personaggio che noi impersonifichiamo, ci fa vivere come dei robot. Ogni ruolo è un'immagine sempre uguale di noi stessi, che si ripete. Portare in scena un ruolo diventa per molti l'unico modo di sentirsi, di vivere, di sentirsi sicuri, perché se si sa che il ruolo è sempre quello, ci si sente sicuri, non ci sono imprevisti, è sempre quello. È l'unico modo per molti per conservare una quiete apparente. Come c'è monotonia. E certo, però c'è, non c'è vita. È l'unico modo per molti per sentirsi a proprio agio nella vita, ma non possiamo pensare di metterci una riparo dagli imprevisti solo indossando una maschera o avendo un certo ruolo, perché se il bisogno di aderire a schemi e modelli prende il sopravvento, non è, poi non siamo più consapevoli a fare le spese, sarà l'istinto, la creatività, l'autenticità, la vita vera, la nostra anima, insomma, quella che viene soffocata. La vita vera di ogni giorno è meravigliosa, proprio perché è sempre nuova, è una continua avventura, ma per riuscire a cogliere queste opportunità che ci riserva è necessario essere liberi da questi schemi e ruoli prestabiliti. Come? Proprio coltivando il coraggio di quel silenzio interiore, perché ci vuole coraggio, quella forza interiore capace di farci accogliere le sorprese, gli imprevisti della vita. E quello è il bello della vita, se no la vita diventa
falsa. Uno spazio interiore, insomma, che sia sgombro da ruoli, doveri, ossessioni, aperto solo all'autenticità e alla voce della propria anima. Quando invece non c'è silenzio, tutto questo non c'è. Perché i pensieri sono un mezzo attraverso cui entrano i condizionamenti, che ci imprigionano poi nei vari ruoli. Alla fine c'è l'insoddisfazione, chiaramente, non si vive. Invece, ripeto, facendo coraggiosamente quel silenzio interiore, riusciamo a dare voce alla nostra anima, per riuscire così finalmente poi a lasciarla cadere la vita. Abbiamo paura di lasciarla cadere, perché la vogliamo noi, cerchiamo di fare sempre le stesse cose, la solita routine. Ma la vita, come dicevo prima, il bello della vita è quella, la vita è meravigliosa proprio perché no, è un'avventura continua. E riusciamo così finalmente a lasciarla cadere, fidandoci della vita e della propria anima. Cioè riusciamo a far scorrere la vita senza troppe interferenze, senza non metterci al sicuro, con fiducia. La fiducia è molto importante, cioè la fiducia nella vita, in se stessi, con la certezza che in questo modo, lasciando cadere, lasciando lo spazio alla propria anima, in questo modo andrà la vita nella direzione giusta, cioè la migliore possibile. Ci vuole fiducia per fare tutto questo. La migliore possibile perché? Perché la fiducia è in un'intelligenza superiore che in definitiva la va a guidare. Nella natura, potremmo dire con la N maiuscola.